following. So first we start Christy, who lives. Good afternoon, everyone. My name is Christy, and today I want to present to you my masterwork, which was done here in FBK, Environment Department, and about microchain of education for fluid separation. Good afternoon. I would like to introduce my project. It's a develop and improved one equipment for measuring the alcohol degree of hydroalcoholic solution. My name is Mustafa. I've been in the university and talk to this project. Many years taken. On top devices were tested. The so-called relative and absolute pressure sensors. The main difference between them is that the absolute pressure sensor, they have a quartz substance. Mario Zen, qual è l'importanza di questo master dal punto di vista del trasferimento tecnologico per le industrie? Ma l'idea è nata perché noi riteniamo che su tecnologie di punta, quali le micro nanotecnologie, sia importante condividere con le aziende che ne percepiscono la potenzialità un percorso tramite uno studente, che possa da una parte avvicinare il mondo delle aziende alla ricerca e viceversa della ricerca alle aziende, con un ragazzo che possa svolgere un progetto di interesse aziendale su queste tecnologie e che, se tutto funziona, possa anche avere opportunità di lavoro presso l'azienda stessa. So the commission has approved your master thesis, and with a final mark of 90 over 110, and so we congratulate you and we give you the master thesis. Your work, and has approved your master thesis with a final mark of 105 over 110. So I do. Mustafa Artem Ali Babikar. So the commission has approved your master thesis with a final mark of 81 over 110. And so, and then David Ailoa Blanco. So the commission has approved your master thesis with a final mark of 110 over 110 and Lode. Professor Pavesi, un master che punta sull'integrazione tra ricerca accademica e ricerca applicata. Qual è stata la scommessa? Ma la scommessa è stata quella di condividere insieme alla Fondazione Bruno Kessler questa iniziativa di alta formazione e soprattutto una formazione che ha come obiettivo quella di formare dei professionisti che poi possano integrarsi direttamente nel mercato. E diciamo che a questo punto la scommessa, secondo me, la stiamo vincendo, perché abbiamo un supporto da parte di aziende del territorio che ospitano i nostri studenti e che finanziano il master stesso. Quindi questo dimostra effettivamente che c'è un grosso interesse da parte del mondo industriale in un'iniziativa dove si riesce a mettere a fattore comune le competenze dell'università e quelle della Fondazione Bruno Kessler. Il successo di questo master si può vincere anche dalla partecipazione. Qui non si parla di grandi numeri, ma si parla di prodotti di qualità. Noi abbiamo in media una decina di studenti per anno, con un supporto aziendale da una decina di aziende per anno. La nazionalità degli studenti è internazionale. Oggi, per esempio, abbiamo laureato degli studenti che venivano dal Brasile, dalla Spagna, dalla Corea del Sud e dal Sudan.